Se sei andato sul tuo tetto e magari era qualche anno che qualcuno non ci andava, ti sarai accorto che hai dei coppi rotti o scivolati. La rottura del coppo in realtà è abbastanza rara, cioè succede quando qualcuno ci ha camminato sopra. Può succedere, ma insomma siamo un po' nei casi rari, che ho delle partite di cotto che sono difettose, quindi non sono state cotte bene, e quindi magari col tempo il coppo si sbriciola, oppure si fanno tutte delle scagliette. Può succedere che magari il coppo sia molto poroso, quindi mi assorbe umidità, e quindi soprattutto se ho falde a nord d'inverno assorbe tanta acqua, poi l'acqua d'inverno gela e quindi rompe un po' il coppo. Ma fondamentalmente tutte le volte che trovo coppi rotti sono sempre in prossimità delle antenne, e in prossimità magari del condizionatore che c'è sul tetto. Qui in realtà quel coppo rotto lì non è che si è rotto da solo, ma è dovuto al fatto che qualcuno